Buongiorno a tutti e a tutte, da me e il buon Artù. Buon Natale. Noi siamo venuti a fare un giro anche perché poi ci dobbiamo mettere a pranzo per smaltire un po'. Guardate dove vi porto oggi, nel parco naturale Orsiero Locciavre. Qua abbiamo il percorso sia per le ciaspole per salire su verso la fortezza, Puy, Pecherel, fare tutto l'anello, un so bellissimo se non l'avete mai fatto, tutto dentro il parco. E adesso volevo portarvi a fare gli auguri. Da dove? Dalla seconda fortezza più grande al mondo. Sì, avete capito bene, più grande al mondo, dopo la grande muraglia cinese. È due giorni che c'è un vento antartico che ti porta via. Qui ci sono due strade, una inferiore e una superiore, che portano ai due parcheggi. Questo è adibito, questa strada è adibita ai pullman. Oggi non ne vediamo, dicevo, era adibita ai pullman, invece quella sopra i camper, le macchine e le moto. Contro mi raccomando, 2020 anno bisestile, anno analogo, bevete, mangiate. Non pensiamo a sto virus per un giorno, almeno per oggi. Oh, guardate che spettacolo. Allegria. Spettacolo. Sorge il sole sui risalti. Il campanile suona. Le 9:30 e io Arturino, senza vedere nessuno, giorno di Natale 2020, per il culo stringi i denti. Very nice mountain love. Snow, ce ne sono là dietro nel Monte Chabertas Alberga. Il Fort Mouton, come potete vedere, quello che rimane ormai delle rovine del Fort Mouton, e la fortezza Sabauda. Non fu mai assediata, ma per quasi tre secoli svetta qui sul nostro Monte Pinaia, dentro il parco naturale Orsiero Locciavre. Ogni volta rimango meravigliato, ogni volta che vengo qua. E mi chiedo, 4.000 persone hanno lavorato per 122 anni consecutivi e sti muri sono ancora su tutti di controscarpa, altri 20-25 metri, un'opera d'architettura unica, veramente unica al mondo. Qui, come vi dicevo, c'è il parcheggio dei pullman e delle moto, anche delle macchine, forse ci stanno sopra, e sopra c'è l'altro parcheggio. Da lì parte un sentiero qua, che vi porta su e va a ricollegarsi, è una scorciatoia che vi riporta poi al sentiero dei cannoni. Al 26esimo tornante, giusto Artù? 26esimo tornante. La fortezza. Qui, come vedete, le feritoie furono poi adattate, logicamente. Riadattate, scusate, per delle mitragliatrici della Seconda Guerra Mondiale. Perché non dimentichiamo che il forte fu
un presidio militare fino al 48. Nel 48 abbiamo perso la guerra, gli alpini usciranno di qua, smantelleranno la fortezza e da lì il declino. Fu abbandonata, non c'era il ponte levatoio, non c'era questo passo carraio, la gente entrava qua, prendeva quello di cui aveva bisogno, pavimenti, pietre, legno, ferro, balconate, tutto quello che poteva essere rivenduto o usato. C'era il castorama gratis Forte di Fenestrelle. Questo fino al 90, quando un'associazione veramente di coraggiosi decisero di riprendere in mano questa fortezza qua, l'associazione Progetto San Carlo. Questo è il racconto delle antiche mura che si fa all'interno una volta al mese. Molto 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 bello, venite a vederlo se non siete mai venuti. Da qui c'è l'entrata della fortezza. Artù, chi c'è? Si entra nella piazza di comando, dove ci sono i palazzi di maestranza, uno lo vedete lì, il palazzo degli ufficiali, dall'altra parte c'è il palazzo del governatore, il comandant, in fondo a voi c'è la chiesa e poi lì vari edifici, scuderie, polveriere, curerie, corpi di guardia e chi più ne ha più ne metta. Eccoci qua, siamo al forte, il forte. Simbolo della provincia di Torino, peccato che la provincia non c'è più, c'è la città metropolitana, comunque se sì, allora l'associazione ce l'ha in gestione dal demanio fino a metà 2021, poi si vedrà, si vedrà, si vedrà. Madò. Niente, vi devo lasciare perché mi si sta congelando la mano destra, per cui io e Arturo vi auguriamo un buon Natale, buon Natale. Ciao ciao.